Fest for Everyone's Souls. Ci stiamo avvicinando alla presenza potente, se non siamo pronti meglio non sfidare la sorte. Ho capito, io però sto comunque cercando di livellare. Vado a caccia di nemici. Ma Eluviel, leggere tanto, sì, ma anche guardare tanto aiuta. Avere stimoli esterni. Four enemies detected. They appear distressed. Let me pitch in. Let me pitch in. Coppa Kiko. Still alive. Four enemies remain. Stay cautious. Porca puttana, Junpei, fai cagare. Pixie ce l'abbiamo già, non mi ricordo. Sì, ce l'avevamo già, non abbiamo preso Apsaras. Ho sbagliato. Junpei avrà la stessa sorte di Kanji Tatsumi nella tua run di Persona 4 Golden, livello 15, quando media party sarà 70. Sì. Però mi piace più Kanji di Junpei. Una campagna ispirata a Persona sarebbe fattibile? Sì, ma io non la farei, personalmente. Ma perché io ho una concezione così attenta alla saga di Persona che non... Che no. Per me, fare una trama ispirata a Persona deve essere estremamente sensata, con molti... Let's go! Con... dei chiari riferimenti, delle chiare ispirazioni. E Dungeons and Dragons di certo non è il sistema ideale per farlo. Avrebbe molto più senso tipo Not the End o Knights of the Round Academy. Persino Broken Compass avrebbe più senso di D&D per fare una campagna su GDR, su Persona. Bravo Junpei. Quanto è un canne comata? Stivali! Ah, Kiko che c'ha le scarpe. Quanto manca Nekomata? Minchia, 927 punti esperienza ancora. Il mio personaggio preferito di Luxastra, tranne Galjit, credo Dahlia. Dove eri rimasto, Junpei? Sto finendo ora per la prima volta Persona 4 Golden e adesso sono pronto per il Normal True Golden Ending Secret Boss. Oh, mi auguri. Non è vero, Yukari. Porca puttana. Porca puttana, Junpei. Incontrerai mai Matthew Mercer, ma magari. Non credo mi piacerebbe Lord Maxus. Ci sono determinate cose che devono essere cicliche in Persona. Il piano si espande, attenzione alle imboscate. Vuol dire che tu sei grosso in culo? Two strong enemies, but you've surprised them. Loro erano deboli a Sio, giusto? The enemy
invulnerable. One keep more. Going. You exploited the enemy's weakness. Here's a chance. Let's get him. Get back here, you son of a... Two enemies remain. Let's go. Don't get careless. Sono davvero degli Hulk Hogan, sì. Amazing, senpai! Let's go! I've been waiting for this. Well, no. I guess that's one way to go. Così li rendiamo busy e non possono agire durante il loro turno. Così tocca a loro, ma non possono alzarsi. E noi li sfondiamo di botte. Pugno sonico. Bravo Junpei. Vai, let's go. Esperienza. Hermes livello 13. Chi è Polluce? Io non cerco, ma non trovo nulla se non una stella. Cerca Castore e Polluce. Bravo Akiko, cazzo! Apsaras. No, ho sbagliato, l'ho premuto troppo presto. Mi serviva Apsaras a me. Gadget l'hai creato per D&D o per altro? Per Dungeons and Dragons 3.0. In una campagna su Avatar, quanto acconsentiresti all'uso di domini speciali? Metallo, lava, fulmine, quasi zero. Praticamente zero. La rarità del dei domini come il lava bending, il metal bending, il blob bending e simili, la loro rarità. Junpei, in grazia di Dio. E non è servito un cazzo in sto scontro, ma bravo. La peculiarità, la rarità e l'allenamento, l'addestramento che richiede quel tipo di dominio. Così raro che no, non lo permetterei ai miei giocatori. Bravo, Akiko, minchia quante gioie mi dai. Così non ti devo pondere, omoicane. Be careful. There are four enemies. Non mi ricordavo fosse debole a Bufu a Silke. Bravo, bravo Shane.
Ciao Iron, ti sei perso un botto di roba. Come erano entrati in questo mondo i personaggi? In Persona 3? In Persona 3 non entrano in un mondo. Tra mezzanotte e mezzanotte e un minuto c'è un'ora che nessuno vive, tranne poche persone. E durante quell'ora, la 25esima ora, compare il Tartarus, che è questa enorme torre da cui provengono gli Shadow. Sì. Let's go. Francino, devi immaginare che duri un'ora. Capito? Devi immaginare che il tempo che si passa qui è un'ora, anche se noi ce ne passiamo tipo tre. Tipo noi è già da più di un'ora che siamo nella Night Tower, nella Dark Tower. Devi immaginare che siamo qua da un'ora. Da meno di un'ora. Shottalo! Brava Yukari. Porca puttana Junpei. Chi muore? Ok, nessuno. Perché mi devi fare incazzare Junpei? Ogni notte, Corvo Nero. Lilim, livello 9. Raku Kaja. E poi apprende Mudo. Razze e classi che ti piacciono di meno in D&D? Non ho particolari animosità nei confronti di nessuna razza o classe. Nope. Nope. È una trappola. Lo capisco, Violet Lara. Culo. Mi hai teso un trappolone. Che abbiamo? Così. Brava, Yukari. Se farà una campagna su Avatar, pensa di fare una one shot? No, ho detto una campagna. Questo vuol dire che durerà un bel po'. Canto della sirena. Ce l'abbiamo già. È già un'arma che ha Yukari. No, no, no. Campagna che, per quanto mi riguarda, può e dovrebbe durare mesi. Brava, Yukari, brava. Iron, quando mi arriva il manuale, me lo studio, ci vorrà ancora un bel po' prima di fare sta roba. Bravo Junpei. Scioldi. Quanti yen? 2180 yen, va bene. Minchia, ma in effetti non guadagniamo un cazzo. Noi dagli scontri non guadagniamo una sega. Hai sentito che vogliono far uscire un capitolo che sarebbe la Redemption Arc di Azula? Perché dovrebbero, soprattutto visti gli ultimi fumetti. Perché cazzo dovrebbero fare un Redemption Arc di Azula? Che è un personaggio rotto ed è giusto che lo sia. No, è un'idea di merda, scappa Junpei!
Però voglio quel cosino io. Dai, smettila di inseguirmi. Il famosissimo personaggio di cui tutto il fandom chiede un redemption arc. Io non voglio un redemption arc di Azula. Ha avuto la sua chance di avere un redemption arc e l'ha sprecata. Leggetevi i fumetti. Qual è il significato della torre? Avendolo maxato, controllato, ma dicono che è presagio di rottura e cambiamento. Il cambiamento non era la morte? La torre è presagio di sventura. Poi non sono un esperto di tarocchi. Vabbè, ho capito, va. Forse ce l'ha nel manga. Rilevo tre ombre nella zona centrale di questo piano. Meglio procedere con cautela. Sì, questa è la sala del boss. Ma noi torniamo giù. Andiamo. Non saprei davvero in questo momento, Kaliskar. Allora, registriamo Lilim. Registriamo Nekomata, ma non né Alp né Angelo. E quelli che abbiamo fuso sono meglio. Triangle. Se mettiamo questa merda con questa merda. Yatta. Su. Grr. Neko Shogun. Jack Lanterna. Che carino. Minchia, viene anche su bello grosso. Però dopo, prima voglio concludere Nekomata. Omoikane, Aramitama, Jack Frost. Perfetto. Omoikane. Let's go. Eh? Sembra che questa persona abbia qualcosa. Ogni tanto capitano cose del genere. Fai crescere questa persona. Col tempo produrrà un equipaggiamento speciale. Sono Jack Frost, piacere di conoscerti. Ihu. Pugno sonico. Oh. Perfetto. Abbiamo Jack Frost. Ti ho prodotto il tuo Jack Frost. Vedo che hai Jack Frost con te e che ha l'abilità Dia. Ben fatto. La tua ricompensa sarà un tipo speciale d'armatura. Non l'ho mai indossata, quindi non preoccuparti per questo. Intimo da guerra. Oh, niente, grazie. Ciao, Elizabeth. Intimo da guerra. Mi sa che lo puoi portare soltanto Yukari, vero? Già, armatura simile a un bikini. The Bikini Mail. Proviamo a farlo senza curarci per ora. Perché magari non ci servono tutti gli SP di cosa? Di Yukari. Night Raid. Non sei in Persona 5 Royal. Sei in Persona 3. Non sei Akira Kurisu o Rena Mamiya, che dir si voglia, o nel nostro caso Denny Noriega. Sei un altro personaggio. Sei Makoto Yuki. Lo controlli sempre tu, ma non sei tu. Ciao Mozzarellin, tutto bene, grazie. Pa-pa-ram. Ecco il nostro bikini mail per Yukari. Zozzona. Sai quanto è imbarazzante da indossare, vero? Questa cosa del leader non ti starà sfuggendo un po' di mano? Ho qualche sospetto. Per fortuna i miei amici non possono vedermi conciata così. Preciso che tu sculetterai per il mio diletto. Roger,
I'll attempt to analyze the enemy. Proviamo Jack Frost. Ah, non abbiamo ancora Mabufu. Botta di culo. Sì, esistono solo i lungometraggi di persona. Vai, Jinpei. Strikes are useless against it. Ciao. Fischia. Bravo Junpei. È già stata fatta questa domanda, ma hai mai provato a pensare di giocare alla serie di Xenoblade Chronicles su Nintendo Switch? Me ne hanno parlato bene, ho provato Xenoblade Chronicles 1, non mi ha ispirato particolarmente il suo gameplay e la sua grafica. Non mi ha ispirato. Nekomata! You struck the enemy's weakness. No, non mi interessa. Cioè, non mi interessa così tanto il Nintendo Direct da guardarlo in diretta. Let's go. Fatto. Poisma, dai. Siamo seri? Almeno fai qualcosa, Junpei. Morgana, tutto bene, Mattia. Quanto ci mette Nekomata a salire? Ora 600 punti esperienza. Jack Frost 336. Per due livelli mi impara Mabufu. Lilim, minchia, ancora 900 prima di arrivare a Mudo. Anal Beads. Persona 3 è più difficile di Persona 4. Sono bene o male uguali a livello di difficoltà. Ma è possibile che ti ho beccato su Hogwarts Legacy? Sì. Ah, Poisma, le magie di status che nessuno userà dopo aver capito che inietta una volta su 5, esatto. Una scansione di questi dei piani sopra questo. Non riesco a ottenere un'analisi chiara. Si può proseguire al prossimo piano? Certo che sì, Mitsuru, per te questo è altro. Too strong.
enemies, but you surprised them. No, non Jack Frost. Questo punto. Che non hai continuato i Saturn Spirit of Justice perché avevo perso i dati. E perché comunque ho rischiato di addormentarmi in live portandolo, perché vi assicuro, ragazzi, che tradurre e interpretare in tempo reale stanca. Stanca veramente tanto. Cosa ne pensi degli ultimi Assassin's Creed? Io ho giocato Assassin's Creed fino a Syndicate, poi mi sono fermato. Bravo, Kiko, Dio buono! Bravo, Kiko, Dio caro! Mr. K, grazie per il 54esimo, bentornato. Deco Corostu! Quale detto Tartarus, ero in mente il... I denti miei scintillano come le stelle in ciel. Ah, perché io ho ancora... Perché ho ancora Jack Frost, io voglio Nekomata. Ora si spiegano un paio di cose. Perché Yukari è vestita così? Perché è un'armatura forte. Sì, i soldi! Perché è un'armatura forte. Me l'ha data Elizabeth. Appena sblocchi Mitsuru gli darei subito l'intimo da battaglia, giusto? Vediamo. C'è qualcosa di diverso nei nemici lì attorno. Aumentano anche di numero. Meglio escogitare un modo efficace per sconfiggerli. Se Nekomata mi salisse a livello per imparare Maragi. Senti, le scale sono qua. E allora saliamo. Stai analizzando i nemici durante le battaglie? No. Ciao AlphaCraft, mi raccomando, bevi tanta acqua, riposati, non sballottarti, non stare troppo davanti agli schermi. Che ne pensi di Legend of Korra? A me piace un botto. Nekomata? Ok. Meglio, cazzo. Get back here, you son of a... Alp, l'abbiamo fusa. Riprendiamola. Sono di livello. Che persona abbiamo adesso? Nekomata, Jack Frost, Lilim, Angelo e Alp. Abbiamo tutte gnocche e Jack Frost. Abbiamo un sacco di pregna e Jack Frost. Mi sembra un ottimo. Mi sembra un ottimo party. Buona sapersi. Se riusciamo a ritrovare anche Apsaras e. Se riusciamo a ritrovare anche Apsaras e Pixie, abbiamo fatto. Facciamo pestaccia grassa. Scusatemi. Jack Frost è carino, è molto più importante di essere pregni. Se una è pregna, ma non è gentile con te. Se una invece è carina, in tutti i sensi, è importante. Quando è uscito questo gioco e dove posso trovarlo? Persona 3 è uscito nel 2003 o nel 2004. Questa è una remastered che è uscita qualche settimana fa. E lo puoi trovare su Steam, Switch, PlayStation 5 e Xbox. Jack Frost la best wife. Come Speedwagon non la capirò mai sta roba. 2006, giusto Giada? E il porting di una remastered.
No, in realtà è solo il porting di una demastered. Perché Persona 3 Portable non si può parlare di una... di una remastered. Intimo. Abbiamo un altro intimo da guerra. Non dobbiamo nemmeno privarci di Yukari in intimo da guerra quando arriverà Mitsuru. Mitsuru sarà gentile con me. Mitsuru è gentile in realtà. Sono molto uptight per via di, del suo background. Non è cattiva Mitsuru. È che la disegnano così. Pregna, sì. Bravo, bravo Shane, che fai i critici. Molto bene. Non mi ricordo che cazzo erano deboli questi, vabbè, tanto moriranno. Bravo, Jupei. Let's go. Esperienza, grazie. Quanto manca Nekomata? Voglio imparare Managi. 351 esperienza, dai. Dai tesoro, ce la facciamo. Bra, bra. Bene. Sì, ma fuori di 16 punti esperienza. Un pochino, Dreamer. Ah, e mani. Block. Debole ad agi. Oh, dai, così almeno... almeno Junpei usa un po' di SP. Iron, grazie per il secondo mese, bentornato. Grazie a te ho conosciuto il fantastico mondo di GDR di Persona. Ora sto in piena sessione con le hosti di Persona durante lo studio e gasatissimo per le prossime sessioni che giocherò e che guarderò da voi gli gameplay. Spero di non essermi dilungato troppo. No, affatto. E riuscirò a essere più attivo possibile su questo prossimo regno. Bene, sono contento. Ben arrivato, Iron. Aramitama. Io non lo dobbiamo nemmeno fondere. Buono. Hermes livello 14. Dove cazzo eravate finite Junpei ed Akiko? Eravate andate in... eravate andate a imboscare. There are four enemies. Strike first. Won't die. Four enemies remain. Stay calm. Il problema del background del mio personaggio è che quando aveva 6 anni è stato rapito e vestito insieme ad altri bambini per fare di loro dei soldati speciali. Poi il mio personaggio è proprio tenere rivolto per fuggire e venne affidato da una famiglia con la memoria. Affidato da chi? E che affidato da chi? Se scappa. Se scappa da chi lo voleva addestrare per essere un soldato speciale. Chi è che lo affida? E perché dovrebbe essere cresciuto da una da una famiglia che con la memoria alterata? Fai semplicemente che qualcuno lo ha trovato e ha deciso: ok, ti prendo con me perché sei un bambino, cazzo.
magari so esattamente quel gruppo di persone stronze che addestrano i bambini che cosa fanno, la cosa non mi sta bene. E a un certo punto, sapendo che magari i tizi, gli addestratori ti hanno ritrovato per non mettere nei guai la tua famiglia, te ne sei scappato. Ti sta piacendo Trigun Stampede? Ne parlavo oggi su Commodore Zone. È una bella confezione. Mi spiego. Trigun Stampede trovo che abbia un character design che a me personalmente piace. Cazzo, Sassy the Beast e Mon of the Gale sono fighissimi. Sono incredibili. Lo studio di animazione è ottimo. È uno dei migliori studi di animazione che sa lavorare in 3D. Veramente tanta roba. Non mi fanno impazzire le musiche. Sound design ci sta. Doppiaggio giapponese. Buono, molto buono, mi piace. Ma perché lo definisco una bellissima scatola? Perché il contenuto è confuso. In Trigun, la vecchia serie, così come anche in Maximum Trigun, il manga, passiamo i primi episodi a vedere Vash e a farci la domanda: ma come può sto coglione essere il tifone umanoide? Perché tu lo vedi, è un cretino. Vash è un cretino. Ma qualcosa ti fa sospettare che possa essere veramente un bravissimo pistolero. Quando schiva a un centimetro dalla faccia uno che gli stava per sparare. Quando riesce a sparare nel punto preciso per far cadere il lampadario e cose del genere. Cioè, ti fa capire che è bravo. Che è veramente bravo con la pistola. E poi, dopo un tot tipico da Seinen degli anni 90, dopo un tot di episodi, la trama decolla, la trama parte. E conosci il legato Blue Summers, conosci i Gango Guns, cominci a senticchiare il nome di Knives nell'aria. Arriviamo a metà stagione, conosciamo Rem, vediamo il passato di Vash. E poi, lui contro i Gango Guns. Sofferenza eterna a Vash the Stampede. E capisci che Vash è veramente il pistolero migliore della terra. Ma che lui è un cretino, è un coglione, perché si diverte a essere un coglione. Lui vorrebbe una vita normale, ma gli eventi glielo impediscono. C'è qualcuno che appunto vuole portare sofferenza eterna a Vash the Stampede. Tutto questo era un qualcosa che tu scoprivi nel tempo, mentre invece in Trigun Stampede tutto questo è alla luce del giorno, sin da subito. Già nei primi due episodi ti spiegano tutto. Chi sono i Plant, chi è Rem, chi è Knives, da dove arriva Vash. Cioè, sai già la stragrande maggioranza di queste cose. Bruciando un pochino quel timing, lasciando, cioè togliendoti un po' quel gusto dello scoprire e della sorpresa. E noi, finora, negli episodi che ho visto finora, Vash è un tizio che scappa. Non l'abbiamo visto essere un incredibile pistolero. Abbiamo visto essere uno. Un tizio. Ma non l'abbiamo visto fare cose incredibili come abbiamo visto fare Vash. E i Gango Guns, cazzo, ne sono già comparsi tre. Sono già comparsi. Chapel the Evergreen. Che in realtà sarebbe Chapel the Punisher. Abbiamo visto Mon of the Gale, abbiamo visto Sassy the Beast. Sono già anche comparsi. Ah no, e anche E.G. Mine. Poi abbiamo visto anche Leon of the Puppet Master. Cazzo, 5 Gango Guns più Knives. Più Knives Millions. Nei primi 5 episodi. What? Il che non è un problema. Ma mi manca un tot di roba. Cioè, non lo so, il ritmo, i dialoghi, non lo so. Per ora non sto dicendo che è brutto, ma nemmeno che è bello. Sto dicendo che ha delle cose molto interessanti e delle cose che mi fanno storcere il naso. Per ora è un me incalando che spero risalga. Perché comunque ci tengo a Trigun e mi fa molto piacere che sia stato riesumato. Ma spero sia stato riesumato in un certo modo. Vedremo. Sono speranzoso.
Ho dimenticato di specificare che lo trovano dei soldati mentre vagavano nel deserto e lo portavano in una città. Comunque il tuo suggerimento è ottimo, ma molti mi bocciano il personaggio perché tutto quell'addestramento ritengo sia troppo per livello 1. Sì, però sei anche comunque un bambino, Kaliskar. Cioè tu sei stato addestrato per un tot di tempo per finché non hai avuto quanto? 10 anni? 11 anni? 12 anni? Poi magari hai passato 3 anni nella tua famiglia, 4 anni nella tua famiglia. Hai vissuto una vita normalissima. L'addestramento, ciao. Magari sai la teoria, ma non hai il fisico. Tutto qui. Mi sono distratto. Voi eravate deboli a buffo. Non mi dispiace questa... No. Non mi dispiace questa Meryl Streep. Mi manca Millie Thompson. E... non lo so, il fatto che siano giornalisti ci sta, ma mi manca il fatto che siano delle assicuratrici. Cioè, regalava un pochino di quell'umorismo di cui Trigun ha bisogno. Ha bisogno dell'umorismo Trigun per controbilanciarlo con i momenti di estrema serietà di Trigun. Corneus. Il prete c'è, Nicholas D. Wolfwood. Sì, è appena comparso. Questo Trigun è un sequel, un prequel oppure un remake? È un remake. Un reboot. Abbiamo già visto che comparirà Livio. Il che mancava nel Trigun vero e proprio, nella serie animata di Trigun. Livio è personaggio invece del manga di Trigun. Vedremo quanto si avvicinerà appunto al manga. Oh, Sax Donna, grazie per il 33esimo. Manca il gattino, ecco, verissimo. Manca Kuroneko. Non abbiamo ancora visto manco una volta Kuroneko. E Kuroneko compariva in quasi tutti gli episodi di Trigun.